Coach Chicco Biongini, complimenti per come la Lugo ha preparato la partita. Avete fatto sembrare facile un'impresa difficilissima. Più che come l'abbiamo preparata, come l'abbiamo giocata, secondo me, perché poi si va in campo, no, si fanno tanti ragionamenti prima. In questa fase, peraltro, noi stiamo puntando molto a parlare di noi, di migliorare cose nostre. Poi è chiaro che gli avversari si studiano, però credo che abbiamo giocato una partita pulita, ordinata, concentrata, accettando qualche magari cosa che no, in qualche momento non ci piaceva, come bisogna fare in questo momento. Però siamo stati, credo che i ragazzi siano stati molto bravi a rimanere attaccati quando si poteva, no, magari cominciare a perdere un po' di attenzione, ma soprattutto molto bravi a interpretarla all'inizio, punto a punto. Il primo set eravamo 22 pari, e lì non è che si decidono le partite, però chiaramente sono momenti importanti in cui prendono una piega. Questa sera la meritata gioia, ma domani e poi domenica due big match, siamo all'inizio della stagione con Perugia. Sì, pensiamo a domani, e adesso insomma domani è una partita con Perugia, è una finale. Io non me lo dimentico quanto abbiamo sudato l'anno scorso per guadagnarci la possibilità di giocare questa Supercoppa, e quindi domani vogliamo onorare e cercare di fare una partita in linea con col sacrificio e la fatica che abbiamo fatto l'anno scorso per guadagnarci la qualificazione. I ragazzi lo sanno, perché ne abbiamo parlato, e si ricordano bene, quelli che c'erano, no, qual è stato il percorso per arrivare a giocare questa semifinale e questa Final Four, e quindi credo che questo sia il primo appuntamento dove il lavoro dell'anno scorso è premiato. C'è da giocare una finale, come tutte le finali, è bello esserci, ma non è abbastanza. È la miglior Lube di questo avvio di stagione? Beh sì, siamo appena all'inizio, quindi è difficile, non ci sono tanti paragoni. Abbiamo fatto una bella partita, sapendo il valore del nostro avversario, rispettandolo, puntando molto a cercare di far bene le cose noi, e credo che per lunghi tratti ci siamo riusciti. Si comincia a rivedere piano piano anche Simone Anzani, insomma. Anzani sta facendo chiaramente indietro con la condizione. Lui già nella partita di Padova è entrato più o meno con un utilizzo tipo quello di stasera. Lui sta allenando con continuità da un po' di tempo. È chiaro che, avendo avuto diversi stop e avendo avuto un'estate molto travagliata, ci vuole cautela e ci vuole pazienza nell'attendere che trovi la condizione ideale. Sulla base della Perugia che hai visto oggi, che partita ti aspetti domani? Io mi aspetto una partita importante da parte nostra. Sappiamo che Perugia è forte, ma noi dobbiamo continuare a pensare di fare bene le cose che sappiamo che possiamo fare in questo momento, con qualità, e giocare con tanta voglia di soffrire a ogni punto, però di puntare, no, al risultato, come è giusto che sia per onorare una finale, come sarà anche per Perugia altrettanto.